Simone Di Loreto vince l'edizione 2023 della Corsa degli Zingari di Pacentro, la tradizionale manifestazione in onore della Madonna di Loreto. Dietro di lui un veterano, Massimo Saccoccia, che sale sul podio alla sua 24esima partecipazione. Terzo posto per Tommaso Lattanzio. Oggi è stato particolarmente sofferto, era secco, quindi i piedi ne hanno risentito, però è sempre una bella soddisfazione e comunque vincere è sempre bello, ma al di là di questo anche la partecipazione è una vittoria. Questa che vittoria hai per te? Per me la quarta vittoria, ho vinto 2016, 2018, 2020 e 2023. 35 partecipanti per una corsa che è candidata a patrimonio immateriale UNESCO e che si colloca di diritto tra le più antiche tradizioni ancora in vigore in Italia. Non ho parole, sono contentissimo, è stata un'affluenza mostre, quindi andiamo avanti, testa bassa verso i nostri obiettivi. Per quanto riguarda il vincitore, cosa possiamo dire? Simone Di Loreto lo conosco da bambino, è il figlio di una mia amica di scuola, quindi ogni vincitore merita la sua gloria, perché ad andare lì e vincere non è da tutti. Io non ci riuscirei. Una grandissima emozione che si ripete ogni volta uguale. È stata una bella corsa, una bella gara, davvero tanta gente, ben organizzata. Adesso non ci resta che festeggiare i vincitori in giro per il paese così come vuole la tradizione. È un qualcosa di veramente emozionante, è una tradizione, è un connubio di storia, di agonismo, di coraggio, tanto coraggio soprattutto nella prima fase, legato ecco, alla tradizione della Madonna, quindi uno di quegli eventi che fanno grande la nostra regione, uno di quegli eventi che unisce e riempie di gioia quella che può essere la partecipazione e la presenza qui oggi a Pacento. Una bellissima manifestazione per il secondo anno consecutivo come Presidente della Provincia di Pescara. Ho avuto il piacere di assistere e sono davvero entusiasmato, insomma, da tutto quello che ruota attorno all'evento, ma soprattutto dalla corsa che è stata davvero anche questa molto entusiasmante. Faccio i complimenti ovviamente a tutti coloro che si sono impegnati affinché tutto risultasse andare per il meglio. Primo tra tutti Giuseppe De Kellis, che l'ho visto come del resto anche lo scorso anno, curare tutto nei minimi dettagli. Sempre emozionante, la Corsa degli Zingari è davvero un patrimonio immateriale, assolutamente, un patrimonio da mantenere, da curare e soprattutto da tramandare.